Una interpretazione simile all'intensità sonora vale per l'intensità luminosa. Se noi sostituiamo la sorgente sonora con una sorgente luminosa, con una lampada o addirittura con il sole, l'intensità luminosa a una distanza R dalla sorgente luminosa si può interpretare come la quantità di energia che ogni secondo viene ricevuta da una superficie che fa come se fosse un microfono di area S' posta a quella distanza R. Nel caso del Sole e della Terra posta a 150 milioni di chilometri, se consideriamo un metro quadrato di superficie terrestre, l'intensità luminosa a quella distanza dal Sole, cioè alla distanza Terra-Sole, vale circa 1350 watt per metro quadrato e si chiama costante solare. Vuol dire che arrivano sulla Terra, su ogni metro quadrato di superficie terrestre, 1350 joule al secondo di energia. In questo caso energia solare, cioè energia luminosa. Chiaramente se la Terra si trovasse più lontana, per esempio al doppio della distanza, su un metro quadrato di superficie terrestre arriverebbe un quarto dell'energia al secondo di prima, cioè un quarto di 1350 joule al secondo.